del Brera Calcio, buonasera, benvenuti. Ci troviamo al centro sportivo Kennedy a commentare la partita tra il Calcio Brera, appunto, e la Beretti, una selezione di calciatori della Beretti, dei giovanissimi. Fa caldo, 25 di luglio, i ragazzi del Brera sono scatenati come sempre, ringrazio e saluto la folla. E la partita sta per cominciare, fa tanto caldo, quindi aspettiamo i ragazzi che, come dire, non si saprà tra le zanzare e appunto l'AFA come faranno a giocare, ma sono in preparazione atletica, quindi speriamo bene. La selezione della squadra del Beretti, dei ragazzi del Brescia, è una selezione sperimentale, quindi alcuni ragazzi sono in prova, sono ragazzi molto giovani che incoraggeremo ovunque. E ragazzi, forza Brera, ci sentiamo per la telecronaca del primo tempo. Grandissimo. Il primo tempo è terminato, le zanzare ci stanno assalendo, ma noi siamo uomini di sport e che ce ne frega. Il primo tempo si è concluso sul risultato del 1-1, non era facile, come accennavamo prima, il grande caldo, fa 30 e passa gradi, e i ragazzi hanno però mostrato grande impegno, i ragazzi allenati da Mister Marco hanno cercato di mettere in pratica gli schemi provati in questi giorni in allenamento. Comunque, ripeto, l'AFA l'ha fatta da padrone come occasioni principali. La partita è stata sostanzialmente equilibrata, un maggior possesso palla da parte del Calcio Brera, da segnalare un bel intervento del nostro portierone, grande parata sull'attaccante avversario, il gol per quanto riguarda il Calcio Brera del nostro numero 10 Paolino, che saluto e ringrazio come sempre. Il pareggio per la squadra avversaria è avvenuta su una ribattuta del portiere e un tap in corto dell'attaccante della Beretti del Brescia. Cosa dire, aspettiamo il secondo tempo, i ragazzi, probabilmente ci sarà qualche sostituzione, comunque i ragazzi hanno mostrato molto impegno e dedizione, quindi complimenti veramente a tutti, un complimenti e un ringraziamento anche ai ragazzi del Brescia che, pur essendo molto giovani, hanno dimostrato spirito di competizione. Vi ringrazio a tutti, ci vediamo presto e sempre forza Brera! Questa partita in questo stadio Zanzaro, lo Zanzarodromo. Mamma mia, c'erano una quantità di zanzare che non si sono date appuntamento, c'erano le Olimpiadi delle zanzare.
Vabbè, comunque abbiamo fatto una partita contro i giovani che stiamo guardando per formare la Beretti del Brescia, quindi insomma dei ragazzi bravi. Indubbiamente. Indubbiamente che faranno un campionato professionistico, però naturalmente vince sempre Brera. Cioè, bah, sì, questo. Noi non sapevamo cosa fosse meglio, però... Esatto, noi non abbiamo una categoria, diceva Carda prima in panchina, Press, noi non abbiamo una categoria, cioè noi possiamo vincere con chiunque, perdere con chiunque, sì, diciamo. Sì, sì. Siamo una realtà a parte. Comunque, anche qui al centro sportivo Kennedy sono arrivati i nostri tifosi in massa. Incredibile. Abbiamo vinto 3-1. Eh? Abbiamo vinto 3-1, grande prova dei nostri ragazzi, davvero. Loro bravi, ma noi, mamma mia, sarà il tifo, ma anche stasera, ragazzi, sembravano davvero uno squadrone. Certo. Poi mi sembrano tutti molto... entusiasti, gasati, positivi. Questa cosa che non ci alleniamo gli piace un casino. Sì, a tutti. E poi vedi che comunque corrono anche. Corrono, vuol dire che allenarsi non serve. Sì, bravo. Mettici dentro che è anche il 24 di luglio. Metti le zanzare, poi figurati. Va bene ragazzi, allora adesso continuate a seguire le nostre peripezie che continueranno il 16 agosto al Tonale, andremo in ritiro una settimana al Tonale, da lì vi daremo notizie, immagini, foto e film, sì, della nostra preparazione atletica soprattutto, perché sì, se sì, qui non ci dobbiamo allenare durante sì, l'anno, sì, qualcosa bisogna fare lì, certo. Prima. E quindi come sempre Forza Brera, e come sempre non c'era. Forza Brera. Diciamo sempre.